Non spetta a me dare la parola, perché è previsto che diciamo la mia attività di coordinamento qui finisca, perciò lascio semplicemente il campo a Claudio Consolo, però posso dire che sono molto contento che chiuda lui i lavori. Grazie. Ringrazio il Presidente Panzani per questo modo così gentile di lasciarvi nelle mie mani ancora per 18 minuti, quindi alle 1:20 ce ne andiamo, perché il dibattito non credo sia plausibile. Ringrazio gli organizzatori e in particolare la organizzatrice per antonomasia, che ieri sera pensavo avesse organizzato un convegno con forte intonazione gastronomica. Questa mattina, l'unica mezza giornata che ho potuto seguire per altri impegni di questo convegno, mi sono reso conto che il tasso gastronomico non è superiore al tasso di interesse giuridico, e quindi chi deve farvi una relazione che nel programma è addirittura definita relazione di sintesi e che tale non potrà evidentemente essere, ha comunque un compito gravoso, perché deve scegliere, un po' come fa la Corte di Cassazione sezione terza con questa sorta di cerziorari all'italiana, gli spunti che possono essere interessanti nell'ambito, diciamo così, di una riflessione conclusiva che mi sembra debba innanzitutto partire dall'economia. Noi ancora non sappiamo in realtà quale sarà la sorte della riforma. È probabile che entrerà in vigore puntualmente per intero, ma bisogna fare una riflessione economica, perché l'economia non è quella che avevamo quando la riforma è stata concepita. Il modo in cui sta finendo l'era Draghi alla BCE è molto significativo, perché egli sta cercando, da quella persona coraggiosa che è in sostanza, di lasciare una sorta di legato per dannazione alla sua successora, e al tempo stesso però di lasciare un legato per vindicazione ai paesi deboli, diciamo così. Però potrebbe essere dichiarato incapace. Ci sono molti che cominciano a dire: bene, questo è un presidente della BCE che va dichiarato incapace, questi suoi legati testamentari non devono essere rispettati, e sono legati fondamentali. Egli capisce bene che in questo momento la sorte di certi paesi, e l'Italia in primo luogo, anche per i dati che abbiamo sentito, può dipendere moltissimo da questa situazione di finanziamenti e di acquisti, soprattutto di titoli. Ora, questa riforma della legge fallimentare e anche le attese riforme del codice di procedura civile, che colpiscono molto poco il libro terzo questa volta, però colpiscono il libro secondo, vale a dire quello da cui dovrebbe nascere la più parte dei titoli esecutivi di condanna preceduti da un vero accertamento, sono riforme che possono aiutare in questa stagione che si annuncia, che è una stagione difficile. Ecco, qui noi abbiamo sentito questa mattina, fra le tantissime cose interessanti, secondo me delle cose non solo interessanti ma anche un pochino inquietanti nell'unico intervento economico che abbiamo avuto. Perché? Perché innanzitutto abbiamo una situazione in cui abbiamo visto che continua questa idea che chi paga tardi è come se non pagasse. Questa è un'idea che ha sicuramente senso nell'economia dei paesi nordici, in cui effettivamente chi paga tardi è colui che poi non pagherà. Nell'economia italiana e di altre zone, penso alla Grecia, probabilmente il Portogallo, non sono sicuro anche la Spagna, chi paga tardi è probabilmente tendenzialmente il debitore che sopravviverà. Chi paga presto è quello che deve andare a prendere il credito a condizioni molto più costose, ed è quello che probabilmente non sopravviverà. Cioè, manca una percezione sociologica e anche psicologica delle peculiarità dei nostri paesi, e questo secondo me già ha dato degli effetti gravissimi, perché tutto questo dibattito sugli NPL, ma soprattutto la prassi di acquisto degli NPL a prezzi stracciati, è una cosa su cui nella campagna elettorale si è parlato moltissimo. Finita la campagna elettorale non se ne parla più, e anzi il contributo che l'Italia dà alla nuova conduzione europea sembra essere in continuità con quel tipo di politica economica, e invece si dovrà di nuovo rimettere al centro dell'attenzione. Quindi c'è un problema bancario molto serio, c'è di riflesso un problema per le imprese molto serio. A questo punto ci chiediamo se in questo momento l'entrata in vigore di un testo ambizioso, raffinato, complicato, volutamente complicato e frutto di tanto pensiero e di tanta fatica e operosità e buona volontà, però possa essere economicamente, quindi politicamente, quindi socialmente plausibile. E voi capite, da come pongo questa domanda, che io ho i più bravi dubbi a questo riguardo.
Ho anche i più bravi dubbi che questi pochi interventi sul libro terzo e quegli interventi invece che a molti ricordano il facite Ammuina sul libro secondo del CPC, che sia pure in forma di legge delega, sono in avanzato stato di approvazione, possono essere effettivamente utili. E allora un governo del cambiamento dovrebbe innanzitutto qui pensare a cambiamenti molto più profondi e molto più semplici. Vale a dire pensare, per esempio, la butto lì, penso che non sia per gli economisti un concetto nuovo, ma forse per i giuristi sì, a una forma di sostituzione processuale esecutiva di un'agenzia statale, una sorta di agenzia delle entrate private, nel coltivare la riscossione dei crediti e nel mettere in congiunzione la riscossione dei crediti nei confronti degli altri privati con la riscossione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Un link era emerso, come penso molti ricordino, nel momento in cui nel decreto legge 135 del 2018 si era inserita una seconda lunga frase al comma terzo del 560 CPC, che poi però non fu convertita. Ed era il link che quando il debitore all'udienza di quell'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati risultanti dalla piattaforma eccetera eccetera per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo di crediti vantati dal creditore precedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione con il decreto di cui al 586 dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa fra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Qui lo Stato sostanzialmente dice, bene, io penso che verrà fatto effettivamente questo pagamento, a questo punto tu possibile acquirente probabilmente puoi contare sul fatto che il tuo debitore esecutato riceverà dei mezzi con i quali se tu compri ti rileverà dall'onere dell'acquisto e si riprenderà e si ricomprerà il bene e tu farai un piccolo agio, un piccolo lucro. È possibile che questa fosse l'idea. Ma siccome era un'idea in cui nessuno credeva, perché nessuno credeva che con questa tempistica, con queste modalità, ci potesse essere questa interposizione lucrosa di un privato acquirente per poi dopo far ritornare la casa agli italiani, sostanzialmente il tutto non è stato, giustamente devo dire, convertito. Ma questo non vuol dire che non si possa pensare de iure condendo e velocemente a un grande progetto che faccia sì che non ci sia questa enorme quantità di esecuzioni forzate individuali rette, diciamo così, da procedure fatalmente farraginose, perché il modo in cui noi scientificamente abbiamo impostato lo studio dell'esecuzione forzata dall'epoca di Carnelutti e di Satta è un modo scientificamente molto attraente, ma fatalmente molto complicato e molto farraginoso. E se voi andate a fare comparazione con altri stati, in particolare con gli altri stati anglosassoni, voi non trovate la centralità nell'esperienza giuridico-sociale dell'esecuzione forzata, specialmente negli stati che conoscono il contempt of court, perché noi non abbiamo un sistema sostanzialmente per far sì che chi può pagare scelga di pagare necessariamente perché c'è una sanzione come il contempt of court. Noi abbiamo però un'altra sanzione, la sanzione della crescita degli interessi. Ma questa sanzione della crescita degli interessi non colpisce chi non vuol pagare e pianifica bene il suo voluto non pagamento pur possibile. Questa sanzione colpisce chi potrebbe forse pagare, ma ha già subito un enorme interesse per la lunghezza del processo di cognizione e va subendo un enorme interesse per la lunghezza del processo di esecuzione. È una misura, anche quella, frutto della riforma del 2009, se non ricordo male, quella di intervenire sul codice civile, sul tasso di interesse per la pendenza di liti, sia cognitive, sia esecutive, sia anche cautelari, che sta diventando non tanto un monito a non fare resistenze indebite e temerarie, come voleva essere, quanto, secondo me, un fardello pesantissimo per il mondo dei debitori. Dei debitori onesti, o quantomeno dei debitori che non stanno programmando la loro insolvenza con tutti i mezzi comprensivi quelli ovviamente dei viaggi all'estero in sostanza. E quindi c'è tanto da rivedere, sarebbe bello che da questo convegno che ha avuto nei giorni passati, ma anche tuttora questa mattina, una platea non solo paziente ma anche molto influente, perché è fatta di persone che sono vicine ai gangli dell'economia, che conoscono anche chi potrebbe intervenire in queste materie, provenisse un messaggio: qui bisogna cambiare assai più in profondità. Questo non è il momento di fare delle belle leggi, questo è il momento di fare delle utili leggi. Delle leggi assolutamente a prova di, come si può dire, del carattere degli italiani, che è quello che è, e che non è esattamente identico a quello degli olandesi.
Il problema è che l'Europa Unita si comporta come se fosse gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno avuto un periodo di incubazione, specie poi con la guerra di secessione, che ha fatto sì che l'amalgama sia riuscita, fra popolazioni diversissime, assai più diverse dalle nostre, estremamente bene. Noi invece non abbiamo mai avuto, nonostante tutte le nostre guerre, una situazione di vera amalgama, siamo ancora diversissimi, vogliamo stare assieme, forse anche perché siamo diversissimi, ma questo non consente di mutare. Natura non facit saltum, come si vorrebbe a Bruxelles, e come in qualche modo non si capisce che non può avvenire anche a Roma. Ci sono infinite questioni bellissime di cui dovrebbe parlare un relatore di sintesi. In quel caso, invece di parlarvi ancora per 7 minuti, come mi sono impegnato a fare, io vi parlerei ovviamente per parecchio tempo, in sostanza. Fino a quando cade qua tutto, come nella vostra sala dei giganti, in sostanza, per la noia o per la impazienza di uscire. Io non so se devo estendere la mia considerazione anche alla prima parte della mattinata. Ecco, sulla prima parte della mattinata solo una riflessione in materia di gruppi. Siamo sicuri che il problema sia il rispetto del 2740, se vogliamo dare una curvatura anche sostanziale, non solo processuale, alla rilevanza del gruppo? A me pare che non sia il 2740 la norma, lo dico così non per criticare, ma per ampliare, diciamo così, e forse portare alle estreme conseguenze al ragionamento del dottor Romano. A me pare che sia quella sul corporate veil, che continua, nonostante 40 anni di riflessione commercialistica critica, demolitiva, a essere percepito come un ostacolo invalicabile. Ora, è chiaro che il corporate veil può venire vinto in certe situazioni e in altre no. Ma di fronte all'insolvenza dovrebbero tutti quelli che hanno fatto credito alle singole società conoscere che viene meno il corporate veil e che loro in sostanza hanno fatto credito al gruppo, o almeno a certi gruppi coesi, diciamo così. E quindi credo che da questo punto di vista, anche se il presidente Panzani diceva che è ancora la soluzione invalsa in quasi tutti i paesi, si debba andare verso soluzioni più coraggiose, perché non è il 2740, cioè la responsabilità patrimoniale, ma è il fatto di chi è il soggetto il cui patrimonio deve essere responsabile per intero, e in ultima misura, in tutta una serie di casi, deve cominciare a essere il gruppo, per non dover avere tutte queste alchimie che poi diventano anche interessantissime, ma stucchevoli, ma time consuming, relativamente alla possibilità, con o senza i vantaggi compensativi, di riequilibrare le cose, che è un lavoro farmaceutico, ed è emerso in alcune relazioni che bisogna avere un approccio di tipo farmaceutico, ma se invece avessimo un approccio di tipo chirurgico non sarebbe meglio, nell'ansia di ritrovare questa semplicità che dà competitività, quel posti 118esimo, 101esimo, prima del Gambia, dopo la terra e la Sierra Leone, ma sempre prima della Somalia, ma mi pare che abbia una guerra in Somalia, voglio dire, una grave, penosissima guerra, che spiega perché viene dopo di noi, quindi noi siamo ultimi in realtà fra gli stati che non hanno una guerra in casa. Ebbene, queste alchimie non le possiamo più permettere. È una società, è un mondo che va troppo veloce per consentire cose così raffinate, almeno secondo me. Ora, venendo invece alle norme più tipicamente processuali, io sono eminentemente un processual civilista, poi naturalmente molto interessato anche al diritto fallimentare, e volendo essere appunto un pochino aforistici, come giustamente è stato detto, forse è arrivato il tempo che si faccia, come in Germania, una legge sull'esecuzione e sul fallimento separata dal codice di procedura civile. L'Execution Ordnung tedesca, e quindi sarebbe anche il caso di pensare alle esecuzioni individuali e alla legge fallimentare e a tutte le soluzioni di sollievo, diciamo così, e di esdebitazione di vario genere, ormai forse di troppo numerosi generi, nell'ambito di un testo unico unitario. Nel codice di procedura civile c'è entrata eminentemente l'esecuzione massicciamente proprio per quell'opera scientifica che vedeva innanzitutto in Carnelutti negli anni 20 e negli anni 30 e poi in Satta e poi, se vogliamo, anche in Pugliatti, coloro che, infatti in parte nel codice civile appunto Pugliatti, coloro che davano impulso allo studio dell'esecuzione forzata. Ma l'esecuzione forzata, come dobbiamo secondo me sempre più noi concepirla, comincia ad attenere sempre di più a una sfera non soltanto individuale, ma sempre più accentuatamente pubblicistica, anche per le ragioni che dicevo prima sulla possibile interposizione dello Stato per facilitare la riscossione e per mettere in qualche modo in corrispondenza il rimborso dei suoi debiti con le situazioni debitorie procurate dal mancato rimborso. E quindi un testo unico di questo tipo, se ci fosse chi sapesse porre adesso mano,
credo che sarebbe prezioso, e il tipo di approccio che noi processual civilisti dedichiamo allo studio dell'esecuzione forzata sarebbe forse un pochino meno puntiglioso, capillare e dico pure anche cavilloso. Io non so quale altro Stato abbia una rivista dell'esecuzione forzata, e con tutto voglio dire l'amicizia per il mio amico Romano Vaccarella, il fatto che esista una rivista dell'esecuzione forzata è un po' un'anomalia, diversa dal diritto fallimentare, diversa da tutte le altre cose che abbiamo parlato, solo esecuzione forzata. Se fosse davvero coeso con tutti gli altri libri del codice di procedura civile, il processo esecutivo dovrebbe stare nelle riviste di diritto processuale civile. Ne abbiamo tante, ne abbiamo di vecchie, ne abbiamo di autorevoli. In realtà è vero che ormai le norme sull'esecuzione forzata sono scritte in maniera tale che c'è bisogno di specialisti. Ma allora questi specialisti devono avere almeno la pazienza di diventare contemporaneamente specialisti anche del diritto fallimentare e anche del diritto del favor debitoris, comprendendo in esso tutte queste forme, dalla conversione alla sdebitazione, alla remise gracieuse e tutte queste altre cose. Cioè anche, diciamo così, tracciare dei confini diversi nei confronti delle varie discipline, dello studio e dell'approfondimento e della legislazione nelle varie discipline. Venendo poi alle cose più tecniche a cui vorrei dedicare almeno un cenno, teniamo presente che questo intervento sulla conversione del pignoramento e quindi il passaggio a un sesto dell'importo del credito che deve versare contestualmente all'istanza, l'estensione soprattutto della rateizzazione da 3 a 4 anni e che ne so, l'anno prossimo sarà da 4 a 5, poi da 5 a 6, sono palliativi di pochissimo vero impatto di sollievo per l'animo umano e sono invece dei gravosissimi pesi sia per i creditori, anche per i creditori bancari, sia soprattutto per i potenziali acquirenti. Il potenziale acquirente in queste situazioni e nelle situazioni della liberazione di cui abbiamo parlato prima tende a fidarsi sempre meno. E l'esecuzione forzata a durare sempre di più. Per forza deve durare quantomeno dal momento in cui avviene la conversione, che è già un momento relativamente avanzato, 4 anni se c'è la ratizzazione. E se questa ratizzazione cresce ancora, l'articolo 6 CEDU viene regolarmente violato. E cosa nascono? Nuovi processi di cognizione nei confronti dello Stato nelle corti d'appello, le quali corti d'appello gemono, come si era previsto fin dall'inizio della legge Pinto, ma ancora oggi, nonostante il cambiamento dei riti, sotto i processi legge Pinto, e poi dopo c'è l'esecuzione contro lo Stato della legge Pinto, che qualche volta va anche al TAR con giudizio d'ottemperanza. Ma siamo dei masochisti. La legge Pinto al cubo. Al cubo, al triplo, sì, effettivamente. Siamo dei masochisti giuridici. Certo che c'è un animo raffinato dietro ogni masochista, è molto probabile che sia così. E noi siamo raffinati. Ma veramente è una bella vita quella del masochista? C'è anche del sadismo benintero, non ci può essere vero masochismo senza la presenza anche di qualche sadismo. E la, come si può dire, complicazione crescente di tutte queste tematiche, di tutti questi istituti a cui adesso non posso dedicare l'attenzione che vorrei, non so se ci sarà anche modo di fare prima o poi dei testi scritti, oltre che la revisione dei lavori di questo convegno, mostra che siamo molto avanti su questa strada. E con molta semplicità, perché è scaduta l'ora, io dico: non dobbiamo pentirci, ma dobbiamo cambiare vita. Non dobbiamo pentirci di tutta l'intelligenza che abbiamo devoluto allo studio di queste materie, ma dobbiamo renderci conto che l'effetto di tutta questa immobilizzazione di intelligenza non è, dal punto di vista socio-economico, destinata a rivelarsi fruttuosa. E questo punto di vista è sempre più importante, non tanto per il benessere degli italiani, ma direi per la serenità, per la possibilità di continuare a avere vite comparabili con quelle passate in capo agli italiani. È un messaggio politico, io forse da un anno o due avrò forse cambiato parzialmente testa e penso molto alla politica del diritto, e qualche volta la politica del diritto è la politica in sostanza della società. E direi che lo è anche su questi temi, che lo è vieppiù su questi temi. E del resto il titolo "Opportunità per il debitore in crisi" è un titolo eminentemente politico. Quindi il convegno, che pure era così tecnico ed è stato in tanti momenti così interessantemente tecnico, è in realtà un convegno da cui, secondo me, deve promanare, con l'aiuto di tutti, un messaggio di politica che deve andare a quelle orecchie che si sono a noi presentate, quelle orecchie di quelle persone che si sono a noi presentate come coloro che volevano intervenire in politica eminentemente per il ridare un po' di benessere, dico io, ci accontentiamo di un po' di serenità agli italiani.
e che devono quindi saper congegnare delle soluzioni davvero di cambiamento, che francamente nel campo del civile io non vedo. Le vedo nel campo del penale, le vedo nel campo della politica, del diritto costituzionale, non nel campo del civile. Ho inadempiuto per 3 minuti, me ne scuso e vi auguro buon pomeriggio e buona domenica.